Ciao a tutti ragazzi, allora sono qui finalmente per darvi le mie impressioni su quella che è stata questa avventura cinefila. Lo dico fin da subito, non è la prima volta che andavo alla Mediateca di Bari. Ci sono già stato con la scuola, quando frequentavo le superiori e ho fatto un linguistico e quando frequentavo il linguistico appunto in quel periodo ero andato con la scuola alla Mediateca di Bari per vedere Trendevi. Solo che non avevo avuto modo di visitare il luogo. Oggi l'ho visitato in maniera più approfondita e devo dire che mi è piaciuto molto. Per essere un luogo di fruizione del cinema, devo dire che è davvero molto fornito. Ci sono molte serie TV, c'è proprio una sì, sezione, una sezione dedicata alle serie TV. Ci sono tutte le stagioni di How I Met Your Mother, tutte le stagioni di dei Soprano. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, per chi ama le serie TV. C'è la serie di Breaking Bad di cui ho sentito parlare molto bene. E poi ci sono una valanga, ma una valanga di film. C'è Ray sulla storia di Ray Charles. Abbiamo i primi quattro film di Transformers. No comment, per favore. Non mi esprimo su quelli. Lasciamo perdere Michael Bay, che quello è l'anticinema per me. A parte quello, abbiamo la sottile linea rossa di Malick, che sicuramente non vedo l'ora di vedere e che sicuramente porterò qui sul canale, nonostante non mi piacciono molto i film di guerra. Poi abbiamo anche Il fascino discreto della borghesia e tanti altri ancora, film della Disney. Non vi sto a dire tutti i nomi, altrimenti farei un video di un'ora. Venimi da dire che la Mediateca di Bari se la gioca molto con la Feltrinelli. Se la gioca molto con la Feltrinelli, perché sì, la mediateca è molto fornita, ma la Feltrinelli c'ha molta più roba. Però si sa, non è sempre facile reperire tutti i film, quindi posso capire le difficoltà. Comunque sì, mi sono divertito molto, sono rimasto molto affascinato da quell'ambiente, per me che sono un cinefilo, sapete, io parlo di cinema su questo canale e quindi mi piace supportare questo mezzo. Il mio intento è quello di farvi conoscere film di varia natura, di farvi apprezzare questo mezzo e di promuovere la cultura cinematografica, cosa che io ritengo molto importante. La cultura cinematografica va promossa, perché grazie al cinema che noi siamo ciò che siamo.
Il cinema è l'espressione della vita, è l'espressione autentica della nostra vita e quindi noi dobbiamo ringraziare il cinema perché ci ha reso ciò che siamo e ci ha insegnato che la vita è un grande libro che non è ancora finito. Ed è così che io vi lascio ai prossimi video. Domani probabilmente farò la recensione di aspetta, il film di John Huston, sì, Il tesoro della Sierra Madre, sì. Il tesoro della Sierra Madre, probabilmente domani farò la recensione di Il tesoro della Sierra Madre di John Huston del 1948. E poi vi parlerò anche di Blinded by the Light, travolto dalla musica, di Gurinder Chadha, film che ho visto oggi e che mi è piaciuto davvero tanto, ma vi darò un'opinione più approfondita in una recensione a riguardo. Ah, vi anticipo anche che tra pochi giorni ci sarà un video molto speciale che farò in collaborazione non con uno youtuber, ma bensì con una youtuber, ma non vi vi anticipo nulla. Vi posso solo dire che sarà una recensione incentrata su un film di Tim Burton. Prima collaborazione sul canale, quindi ci sarà del bel materiale in arrivo. Ciao a tutti i cinefili. E che il cinema ci possa sempre tenere compagnia. Grazie, cinema.